Governance poll, classifica del Sole 24 Ore, sindaco di Caltanissetta all'81esimo posto. È più una sconfitta o un accrescimento? È un accrescimento, è diciamo un periodo di stabilizzazione perché pur avendo guadagnato un pochissimo 0,1 sull'anno scorso abbiamo scalato 10 posizioni, dal 91esimo siamo all'81esimo posto. Questo lascia intravedere che comunque ci manteniamo e comunque la gente, i nostri concittadini hanno fiducia in noi. Ma dobbiamo crescere perché l'81esimo posto ovviamente non è un posto apprezzabile, per cui è chiaro che bisogna lavorare e andare a fare delle analisi sulla nostra amministrazione e sicuramente dare delle risposte migliori ai nostri concittadini. Ed è una cosa che lei già sta facendo, che ha in progetto di fare, e dove si dirige questa sua analisi? Quali sono le prospettive? Noi lo stiamo già facendo, lo stiamo facendo con gli interventi a lunga gittata, quindi programmati nel tempo, nel futuro, a partire dalla Diaria Mediterranea oppure dal piano di rigenerazione che abbiamo già presentato al Ministero degli Interni per l'importo di 20 milioni di euro, ma lo stiamo facendo anche nel quotidiano, perché per esempio adesso abbiamo aggiudicato e stanno già lavorando la gara per il verde pubblico, che è una gara triennale. Quindi ci sarà una costante, non c'è ogni anno andare a fare la gara. Per 3 anni ci sarà un'azienda, che è quella che è risultata aggiudicataria, che curerà il nostro verde pubblico. E i risultati già si vedono. I risultati già si vedono e sono veramente importanti, perché c'è molta più cura, c'è molta attenzione, non ci sono i tempi morti delle aggiudicazioni. Quindi questo è un poco di quello che è il sentiment dei cittadini, noi lo rispettiamo perché ci stimolano sempre a curare il verde e a curare la viabilità. Sulla viabilità ci stiamo già lavorando. Infatti, penso ci sia molto da fare, è evidente agli occhi di tutti. Qual è, il punto fermo dell'amministrazione Gambino sulla viabilità immediato? Sulla viabilità noi stiamo programmando delle strade da sviluppare, lavoriamo insieme al Ministero delle Infrastrutture per la 640, perché la 640 per noi è un punto fondamentale per collegare Caltanissetta al resto del mondo. Stiamo lavorando su dei temi importanti e stiamo spingendo le aziende a lavorare. E soprattutto faremo degli interventi importantissimi sulla via Borremans, che in questo momento ci è stata massacrata da tutti i mezzi pesanti che passano da lì. Quindi su questo ci stiamo molto attenti. Il resto della città ci vogliono le sostanze, ci vogliono i finanziamenti e stiamo lavorando anche su questo e nel frattempo con le poche sostanze che abbiamo cerchiamo di fare il nostro meglio. Invece passiamo ora a Caltanissetta. Caltanissetta invece ha guadagnato su alcune fasce delle Sì. posizioni. Ci spiega un attimo com'è la situazione? Devo dire che è rappresentativo il dato dei giovani, perché Caltanissetta per i servizi offerti ai giovani è al 66esimo posto. È veramente un dato importante. E un altro dato da tenere in considerazione è che siamo molto su, penso intorno al 20esimo posto, per quanto riguarda i dirigenti di aziende con età inferiore ai 40 anni, perché si vede che c'è un'imprenditoria giovane che sta uscendo fuori qui in città, che ha voglia di restare qui a Caltanissetta, a differenza di quanto dicano poi i nostri detrattori, ma soprattutto chi non ama la propria città, che dice che la propria città fa schifo e che i figli se le devono andare. Ci sono tanti ragazzi che noi ci hanno pure contattato per fare delle start-up, delle cose interessanti, e stiamo portando avanti perché a noi ci pare che sia la soluzione migliore, che vogliono restare qui in città, lavorare e investire. Quindi questo dato è importantissimo. I giovani credono in Caltanissetta e Caltanissetta crede nei giovani.